Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e il rosso TV Sport. Sosta del campionato, è tempo di fare analisi su quello che è il momento del Bari, tornare anche sulla sconfitta di Terni con la squadra che tornerà ad allenarsi questo pomeriggio. Nel corso della puntata anche l'intervista flash al centrocampista Benali. Prima vado a presentare i miei ospiti partendo da Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, in collegamento Skype con noi. Ciao Antonello, benvenuto, buon pomeriggio. Non ti sentiamo Antonello, forse devi attivare l'audio, però al momento non abbiamo sentito il tuo saluto. Vediamo, facciamo magari un secondo tentativo. Antonello, ci sei? Proviamo. No, non ti sentiamo ancora, quindi facciamo un terzo tentativo. Intanto presento il collega della testata 100% Bari, Marco Iusco. Ciao Marco, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao Cristian, grazie a te e grazie ovviamente anche a Jessica. Anche perché poi parleremo di un progetto che ti riguarda, legato anche al mondo della scuola. E poi la nostra Jessica Ramos, per i tifosi dal Biancorossi, dal web. Ciao sì. Jessica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, già c'è qualcuno che ci saluta, per esempio c'è un tifoso che ci dice: oggi mi fate compagnia dall'ospedale, speriamo che tutto stia bene, tutto vada bene, e speriamo anche che voi riuscite anche a commentare con noi quello che appunto abbiamo preparato per voi. Sì, intanto vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Antonello Raimondo. Antonello, ci sei? No, noi continuiamo a non sentire Antonello Raimondo, quindi Antonello non so, magari proviamo a chiudere e riaprire il collegamento così magari riusciamo a colloquiare con te. E allora facciamo così, nel frattempo introduciamo gli argomenti andando proprio a sentire l'intervista flash che ha realizzato pochissimi minuti fa il nostro Michele Carofiglio con il centrocampista del Bari, Benali. No, sicuramente, visto che c'è la sosta, ci sarà tempo di vedere i nostri errori, però penso che poi alla fine non c'è da fare i drammi, cioè, la partita è stata giocata e l'abbiamo perso su un episodio e ultimamente stiamo facendo benissimo, quindi non c'è da buttarci giù e c'è solamente di prepararci bene per la prossima partita e forse di riposare un attimo durante la sosta. Insomma, arriva al momento giusto la sosta, ti chiedo questo Amate, poi per ricaricare le batterie, secondo te questo è stato anche un Bari un po' meno brillante dal punto di vista fisico? Non credo, cioè guarda, di solito appena una squadra perde una partita si dice più che la squadra magari non corre più, la squadra soffre di personalità, però non credo proprio, cioè guarda, la squadra ha sempre fatto la prestazione. Credo l'altro giorno a Terni sicuramente potevamo far meglio, però non penso che sia stata una brutta partita alla fine. La partita è stata giocata e forse non abbiamo fatto abbastanza per vincere, però sicuramente il pareggio ci poteva stare, quindi se facciamo il punto parlavamo di altro. Non credo che sia un momento di come dicevo prima, di fare i drammi, di un momento poco brillante, perché la squadra sta facendo davvero qualcosa di straordinario, bisogna continuare con l'entusiasmo. Guardando la classifica, ritieni che il Genoa abbia dato un allungo decisivo per il secondo posto o i giochi sono ancora aperti? Sì, no, ma sicuramente è tutto ancora aperto. Abbiamo visto che il Cosenza va a Frosinone che vince la partita, quindi quest'anno davvero da giù fino a su tutti ancora si giocano qualcosa di importante. La parte bassa della classifica coinvolge tante squadre, anche la parte sopra, quindi bisogna affrontare ogni partita davvero con la massima attenzione, con la massima concentrazione, perché i punti davvero contano e ci torneranno sicuramente utili a fine campionato. Questo Benali, però abbiamo anche recuperato forse Antonello Raimondo. Antonello, ci sei? Sentite? Ora sì, ora sì, ora ti sentiamo. Buon pomeriggio a te Antonello. E allora le parole di Benali, lui dice: quando si perde vengono fuori i soliti discorsi, squadra che non corre, squadra senza personalità, forse non abbiamo fatto troppo per vincere, però lui dice la prestazione anche a Terni c'è stata. Ti chiedo subito Antonello il tuo punto di vista, perché poi l'hai commentato anche nei giorni scorsi proprio su Radio Bari, come ti sia detto poi non sorpreso dal capo del Bari a Terni.
Devo dire che il mio intervento ha avuto successo, nel senso che tante persone mi hanno detto di essere d'accordo con me. Io posso essere anche d'accordo con Benani, ma nel senso che ho visto lo stesso Bari anche in altre partite. Poi sono gli episodi quelli che le cambiano, e quindi un conto è che tu segni sempre al primo tiro tu, con gli episodi che ti girano a favore, altro è quando ti trovi in svantaggio. Questa è stata, secondo me, la differenza. Vera, non ho visto un Bari brillante le altre volte quando ha vinto 5 volte e pareggiato 2, non ho visto un Bari brillante stavolta. Sì, non l'ho visto disastroso, ho visto una squadra che secondo me in questo momento non è brillantissima. Quindi Benali deve stare tranquillo che chi guarda calcio non è che si fa condizionare sempre dal risultato. Noi proviamo sempre a dare qualche analisi in piena onestà. Quindi io il Bari poco brillante l'ho visto anche quando il Bari ha vinto. Il tuo punto di vista. Io sono convinto di una cosa, nel senso che, e l'ho detto questo anche nel post-gara in conferenza in sala stampa a Mignani, il Bari stava, diciamo, giocando non bene nelle ultime partite, però ha raccolto il massimo, non facendo la prestazione ha raccolto il massimo. Quando non fai molte volte la prestazione, poi molte volte può arrivare la sconfitta. Detto ciò, è pure vero che il primo tiro importante è arrivato all'82esimo con Mirkan Tenucci, parlano i fatti, però questo non vuol dire che bisogna gettarsi nello sconforto. Noi da giornalisti cerchiamo di analizzare la partita a 360 gradi e il Bari poteva fare sicuramente qualcosa di più. Anche perché diciamo, no, Antonello, lo diciamo sempre, questa squadra sta comunque andando oltre i propri limiti, sta facendo un campionato straordinario considerando la rosa del Bari e la rosa delle dirette concorrenti, penso al Frosinone, al Genoa. Ti chiedo però cosa sta mancando in questo momento, perché vedi un Bari meno arrembante, una questione fisica, una questione di brillantezza proprio di alcuni calciatori, le assenze su tutti quelle di Folaruccio, qual è il problema principale secondo te? Capisco, perché anche io non voglio essere frainteso, come tu dicevi, altrimenti poi si fa confusione. Voto al Bari, giocatori, tecnico, direttore sportivo, 10. Stagione straordinaria, oltre ogni più rosea aspettativa. Chiarito questo, affrontiamo di volta in volta i temi che la squadra propone. Devo dire che in questo momento, secondo me, è una squadra poco brillante. Può darsi che accada quello che spesso io chiamo il tennis, succede quando si gioca a tennis, che un conto è giocare fino al game numero 4. Quando giochi sullo 0-0, sono uno pari, sul 2-1. Quando arrivi 4 pari, 5 pari, diventa un altro sport. Quindi è possibile che una squadra non costruita per vincere, nel momento in cui ha capito di poter vincere il campionato, abbia magari patito qualcosa sul piano mentale. Però Cristian, queste sono supposizioni. Altro, francamente, non ti so dire. Qualche assenza sì, lo abbiamo detto più volte, che uno come Folorusso sicuramente ti aiuta e non poco. Jessica. Sì, ci sono tante domande. La solita, Folorunscio, quando torna, come sta? Si allenerà, non si allenerà? Beh, lo vedremo questo pomeriggio perché ci sarà la ripresa, però continuerà sicuramente a fare lavoro differenziato. La speranza, Antonello, Marco, no, è quella di rivederlo in campo alla ripresa contro il Benevento, però al momento ci mettiamo ancora un punto interrogativo. Sì, abbiamo detto, il giocatore ha un peso specifico non indifferente per caratteristiche, per capacità di impegnare due o tre avversari alla volta, per la sua grandissima fisicità, aiuta molto Khedira, aiuta molto la squadra nel fare i suoi proverbiali strappi, quindi sicuramente una pedina fondamentale, anche se, come ha detto Mignani, il Bari altre volte con assenze importanti ha saputo, diciamo, comunque portare a casa i risultati. Una squadra che vuole vincere un campionato non può essere legata a un'assenza nello specifico, ma abbiamo detto però quanto Folorunscio sappia incidere nell'economia del gioco del mondo. Sei d'accordo, Marco? Lo individui anche come uno dei problemi, no, del Bari in questo momento in fase offensiva. Sì, soprattutto Antonello parlava prima di Khedira. Khedira ne ha risentito forse più di tutti dell'assenza di Folorunscio, non solo per gli strappi, ma anche perché agevolava gli inserimenti. Poi, tra l'altro, Folorunscio anche la botta dalla distanza. Però, oltre all'assenza di Folorunscio, che purtroppo, tra virgolette, ci siamo abituati nell'ultimo mesetto, è mancato nell'ultima partita nello specifico Maiello. Quindi, io mi auguro che con il ritorno di Maiello magari ci si possa permettere di vedere Folorunscio se sarà recuperato negli ultimi minuti per poi averlo nello scontro importantissimo, lo scontro diretto contro sul Tirol il lunedì dell'Angelo. Eh sì, presenza fondamentale quella di Raffaele Maiello.
con lui in campo si vince, comunque si fa risultato, senza di lui il Bari non riesce a portare a casa la vittoria. Un po' in sofferenza. Va in sofferenza. Jessica. Allenamenti, si alleneranno tutte le squadre nonostante la sosta, ovviamente, però ci sono tre giocatori del Bari che non si alleneranno insieme alla squadra, ma si alleneranno con le rispettive nazionali. Per esempio, c'è qualche video qui nel quale vediamo un Khedira che si sta allenando con la selezione del Marocco. Tra l'altro, parlando sempre di Khedira, hanno fatto proprio un murales dove si vede... In questo caso la foto di Khedira, però in realtà c'erano le foto tutta la nazionale marocchina, si è celebrato assolutamente il quarto posto al mondiale. Esatto, si sono fatti notare nel mondiale, quindi effettivamente sulla loro nazionale se lo meritano. Esatto. Tanto ci sono due belle amichevoli, soprattutto quella con il Brasile. A proposito, sì. Sì, abbiamo Jessica. Le date. Se vai. Ci sono due partite a testa, due partite per Dorval, due partite per Caprile, due partite per Khedira. Le date sono il 24 marzo, Dorval con l'Algeria contro il Ghana, Caprile invece contro la Serbia, il 25 che dirà Marocco-Brasile, il 27 Caprile contro l'Ucraina, il 28 Dorval che dirà Dorval contro Ghana e che dirà contro Perù. Perfetto, seguiremo comunque i nostri azzurri e non solo, gli altri nazionali con grandissimo affetto. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, poi toccheremo anche, no Antonello, l'argomento attacco, che dire, Schindler, Antenucci, Esposito. Voglio sapere la tua anche su tanti singoli del Bari in questo momento, anche dallo stesso Marco. A tra poco, pubblicità. Andiamo allo stadio! X-Ray Ultrasound Studio Radiologico, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Eseguiamo esami di radiologia, ecografia, senologia e risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla. Siamo a Palo del Colle, in corso Vittorio Emanuele, numero 142. X-Ray Ultrasound, il tuo centro radiologico di eccellenza. www.xrayultrasound.it. Those who want to be like children are really easy, really easy to recognize. They simply want to stay forever connected. They simply want to stay forever connected. Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i Buongustai, salumi di qualità. L'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi, capocollo riserva, stagionatura 5 mesi, salsicce come una volta. I Buongustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. Goditi al massimo i tuoi spazi. Per porte scorrevoli o filo muro, scegli Ermetica. Ermeticaporte.it. Farmacia Cavallo, vasta scelta di prodotti dermocosmetici dei più importanti brand come Filorga, Miamo, Caudalie Avène, Rilassil, Somatoline Cosmetic, Galderma, Lierac, Roger Gallet, integratori alimentari per ogni esigenza, Named, Food Spring, Enerzona, Enervit, Gymline, in Viale Papa Pio XII, 48/B a Bari. Farmacia Cavallo è dotata di attrezzature di ultima generazione per tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Farmacia Cavallo, al servizio del cittadino. farmaciacavallobari.it. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. Solo da Car Service Bari. Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari.
Promo finale a City Moda. Fino al 19 marzo in tutti i reparti ricevi fino al 70% più extra 30% di sconto immediato sulla collezione autunno-inverno con una spesa minima. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Secondo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport, in studio con Marco Iusco e Jessica Ramos, in collegamento Skype invece con Antonello Raimondo, che ora vedo, non vedo. Antonello, ci sei? Oggi sta facendo un po' le bizze con il suo Skype, Antonello Raimondo. Antonello, ci sei? Ho un telefono schizofrenico. Molti dicono che invece sei al bar, quindi molti ti stanno chiedendo: mi vorresti offrire da bere? Non lo so, per la situazione, quello che si vede dietro. No, sono a casa. Antonello, allora dobbiamo parlare di attaccanti in fase offensiva, che sicuramente è meno brillante nelle ultime settimane, nonostante il Bari poi possa vantare il secondo miglior attacco del campionato. Due partite senza fare gol, soprattutto Walid Khedira, il capocannoniere, 15 reti con la Padula, un solo gol nelle ultime 6 partite di campionato, sul rigore ad Ascoli. Secondo te è il momento della squadra che sta incidendo anche sul rendimento di Khedira? È meno brillante lui, come abbiamo detto prima, l'assenza di Foloruscio? Ma sicuramente una cosa tira l'altra. Se la squadra è in difficoltà, Khedira non ha, diciamo, un aiuto; se Khedira è in difficoltà, la squadra a sua volta se ne avvantaggia di meno. È importante che il Bari non sia solo Khedira, altrimenti preparare le partite contro i biancorossi diventa semplice. L'importante è non dare profondità a Khedira e tutto è risolto. Quindi è fondamentale che anche gli altri attaccanti del Bari riescono, gli attaccanti, gli inserimenti dei centrocampisti, i gol dei difensori su calci da fermo, altrimenti il Bari diventa troppo prevedibile. Il problema è che finora bisogna crescere, Antonello, no? Trovare anche delle alternative di gioco, poi se bloccano Khedira, soprattutto se non gli concedono la profondità, no? Con squadre chiuse si va un po' in difficoltà. Il bello del calcio è che tante volte amici dicono: ma perché non parlate dell'attacco che non funziona? Poi sai cos'è? Succede che ti permetti di dire che magari l'attacco non ha molte alternative, poi il Bari ti fa 4-0, 6-2 e con quei numeri diventa complicato poi parlarne. E questo è accaduto anche quest'anno, perché il Bari non ha avuto un rendimento sempre, secondo me, continuo. Ha segnato molti gol in alcune partite, in altri periodi ha segnato un po' meno, ha fatto delle serie un po', diciamo, negative, ecco. Però serve qualcosa in più. Io dico che in questo momento ancora Antenucci è nettamente un titolare di questo Bari. Da un lato chapeau a lui, grandissimo Mirko, però evidentemente gli altri lo stanno rendendo secondo quello che si sperava, sia Schindler che... Ora ne parliamo, sia di Schindler che di Esposito. Marco, tu che idea ti sei fatto? Io penso che Khedira stia soffrendo un po', probabilmente, inconsciamente, quello che è stato il peso di aver dovuto reggere l'attacco anche da solo, nel senso che molto spesso nell'ultimo periodo ha cambiato il partner d'attacco. Antenucci con lui ha fatto benissimo, quindi sposo la tesi di Antonello, però quando non ha giocato con Mirko Antenucci, è andato in sofferenza. Aggiungi a ciò l'assenza di Foloruscio, il gioco è fatto. Adesso poi è stato anche raggiunto dalla Padula nella classifica capocannonieri. Mi auguro che possa tornare galvanizzato da questa sosta, questa, appunto, impegni con la nazionale. Jessica. Sì, per quanto riguarda l'attacco, molti non capiscono per quale motivo tenere fuori Esposito. Cioè, molti pensano che magari si sta commettendo con lui lo stesso errore che magari con Salcedo, inserendolo a contagocce nel campo. Non lo so, voi che ne pensate? Antonello, che ti sei fatto anche di Esposito? Partenza alla grande con il Bari, 2 partite, 2 gol, poi è finito quasi un po', no, nel dimenticatoio, scarso minutaggio, è finito un po' fuori dai radar nelle ultime settimane. Ma non penso che Vignani si faccia del male da solo. Se non lo schiera, evidentemente ritiene che il giocatore non dia garanzie sul piano, secondo me, della partecipazione al gioco a 360 gradi, che comprende anche la fase difensiva. I mezzi li ha, grande talento, però evidentemente finora non ha saputo fare il salto di qualità. È vero che è partito bene, ha fatto 2 gol, che se andiamo a guardare ha avuto anche un pizzico di fortuna nelle 2 conclusioni, però già Vignani
quando ha fatto il primo gol all'esordio, volle notare in un dopo partita, proprio parlando con te Cristian, che però si aspettava di più come partecipazione al gioco di squadra, evidentemente anche alla fase difensiva. Io dico e ribadisco che è chiaro, capiamo perché Esposito, nonostante quelle esplosioni all'Inter, abbia perso qualche annetto, evidentemente sul piano mentale e caratteriale deve ancora fare un salto di qualità, che non vuol dire non credere nel ragazzo come qualche scienziato ha sentenziato sui social, ma vuol dire prendere atto di quella che è la realtà, non vuol dire parlare senza fatti, anzi vuol dire parlare conoscendoli molto bene. Prima è passato un messaggio, Jessica non lo leggerà, allora lo leggo io. C'è chi vuole la Ramos al posto di Schindler, al centro dell'attacco del Bari, in ogni caso. Io ti proverei ad andare di testa. Il movimento è quello giusto, in ogni caso, ma a parte gli scherzi, vi chiedo, parto da te Antonello, poi vado da Marco, vi aspettavate di più chiaramente da questo calciatore, che è stato poi l'investimento anche più oneroso del Bari de De Laurentiis? Beh sì, in Serie B, che ne dica l'ottimo Polito, che ribadisco perché ho sempre il terrore di essere frainteso, Raimondo ha attaccato Polito che ha fatto lavori da 10 e lode qui a Bari, per un investimento di quel tipo in Serie B, cioè 2 milioni più c'è un contratto lungo, credo di 4 anni che sì, costano un po', sì, sulle casse societarie, e credo che ci si aspettasse un giocatore un po' più pronto, però poi è chiaro che se fra un anno Schindler dovesse esplodere, è ovvio che si tratterà di un investimento azzeccato. A oggi devo dire che con quella cifra, con le aspettative, secondo me è stato un po' sotto quello che lo stesso credo Polito si aspettasse, lo stesso Mignani. Fermo restando che il ragazzo ci sta mettendo tutto, che nulla si può dire sul piano dell'impegno, ma il grado di incidere sulle partite è stato finora molto scarso. Marco, che valutazione fai su Schindler? Sicuramente non del tutto sufficiente. Che il giocatore non andasse di testa, l'abbiamo visto dei video prima poi di conoscerlo, e non era una sua caratteristica principale. Sicuramente li possiamo apprezzare la voglia di lottare, perché comunque non si può dire che non è un ragazzo che lotta. Però deve dare di più, non solo nella profondità, ma in quello che gli viene chiesto da mister Mignani. In fase sottoporta c'è mancato più di una volta di lucidità, o comunque non riesce ad arrivare a quell'ultimo passaggio che poi ti fa la differenza, quei centimetri che ti possono svoltare la partita. In questo momento purtroppo non sta rendendo di sotto delle aspettative, a differenza invece di un altro suo compagno di squadra, un altro ruolo, parlo di Zanzusek, che si sta integrando abbastanza bene pur venendo da un campionato diverso. Antonello, sai, sì. Se posso aggiungere, sai, un tifoso ha scritto ci vuole minutaggio, allora anche Schindler secondo me avrebbe bisogno di fare 10 partite consecutive, ma Mignani ha il dovere secondo me di schierare sempre la miglior squadra possibile, perché il Bari deve cercare di fare più punti possibili e andare in Serie A, quindi il discorso del minutaggio è relativo, tu devi essere pronto anche giocando poco a crescere, a meritarti una maglia da titolare. Se è troppo comodo avere tutti quanti questo slot di 10-15 partite consecutive, andrebbe detto loro anche per Schindler, certo, che avrebbe certo bisogno di tempo di partite, quindi insomma. Vero. Difendo Mignani da questo punto di vista, se lui non lo schiera è perché non lo ritiene all'altezza, non deve farlo giocare perché il ragazzo ha bisogno di fare minuti. Stavo andando proprio a toccare l'argomento Mignani, Antonello, perché ti chiedo cosa rispondi a chi in questo momento sta muovendo anche critiche verso l'allenatore del Bari, anche per quelle che poi sono state le scelte di formazione a Terni, proprio con l'occasione data a Schindler, l'inserimento di Malam a centrocampo, Botta riproposto nel ruolo di trequartista. Chiedo anche la tua in questo senso. Ma sai, Botta trequartista, poi non gioca e ci arrabbiamo, gioca e ci arrabbiamo. È chiaro che Botta ha il problema come molti giocatori di fantasia, di qualità, della continuità, e non credo manco sia l'unico. Parliamo di scelte, è chiaro che poi quando la squadra fa queste prestazioni è chiaro che la scelta tipo quella di Schindler, lo dice il campo, che non è stata una scelta azzeccata. Lui dice che lo ha visto bene, io non ho motivo di dubitare, però non mi pare che gli altri avessero fatto meglio nelle altre volte, non mi pare che Antenucci possa giocare tutte le partite, quindi sai, possiamo anche lì stare a criticare. Sicuramente in questo momento è un Bari che ha perso un po' di allegria, poco brillante, secondo me anche sul piano della mentalità, evidentemente si è entrati nella fase decisiva della stagione e ha perso un po' di quella sua capacità di sprintare, di strappare durante la stessa partita, e ora ovviamente il giochino facile è prendersela con Mignani, che secondo me ancora oggi merita un nuovo impaggio. Marco? No.
No, sono d'accordo perché Mignani ha dimostrato nel corso di questo campionato, non dimentichiamo che è un debuttante nella categoria, ed è uno dei pochi Lander, io lo chiamo così, che non è stato esonerato. Non è stato esonerato Inzaghi a Reggio Calabria, dove viene da 10 sconfitte su 11 quasi nelle ultime partite, e quindi va dato atto e merito a quel lavoro che sta compiendo. Poi è ovvio che nel corso della partita qualche volta ha sbagliato le scelte, però se vogliamo riprendere anche la stessa partita con la Ternana, i cambi, a parte Esposito che non ha morso le caviglie per dirle alla Conte all'avversario, gli altri hanno fatto bene. Bellomo ha toccato diversi palloni, Antenucci andava vicino al gol, Benali è impressionato e impattato con la partita. Ci sta che sbagli magari qualche partita le scelte iniziali, dovrà essere ancora più scaltro in queste 8 finali che mancano. Molti dicono però sui social che gli schemi di gioco del Bari ormai è conosciuto, si capisce, quindi bisognerebbe magari fare anche un cambiamento su questo per dare un qualcosa in più, per sorprendere gli avversari? Bene, parlavamo prima, no Antonello, la capacità anche di provare ad attaccare in maniera diversa difese schierate, squadre che soprattutto non concedono quella famosa profondità a Khedira per risultare poi davanti più efficaci. Secondo me deve crescere un po' nel complesso la condizione generale, perché vedo anche qualche centrocampista, lo stesso Maita, che io amo perché è un giocatore fantastico, non solo in questo momento brillantissimo. La speranza è che c'è ancora tempo per tirarsi su e per giocare al top, come sembra i playoff, anche se poi c'è sempre la speranza che il Bari possa raggiungere le prime due posizioni. Mi sembra complicato, ma ancora possibile. Ecco, Benali prima diceva, a proposito della seconda posizione, e del Genoa, tutto è ancora aperto perché tutte le squadre si stanno giocando un qualcosa, è davanti e dietro, quindi l'obiettivo al momento deve essere comunque quello. E poi giù non ci sono, in questo senso è una Serie B fantastica, non ci sono squadre scarse. Chi è sotto ha giocatori a rose pazzesche che potevano anche vincere il campionato in estate, quindi su questo ha ragione assolutamente Benali. Antonio, è un campionato altissimo, sì. Altissimo diciamo verso l'alto secondo me, ma giù sì. So che dobbiamo salutarci, allora come di consueto ti lascio gli ultimi 30 secondi di questo spazio per un pensiero in libertà. Sì, dico, guardiamo il lato positivo del Bari, che è una squadra che fa fatica secondo me a perdere le partite ed è una dote importante. Vedi, anche a Terni, in una giornata storta, ha perso, come ho detto prima, di poco. Questo secondo me è un lato molto, molto importante, però quello che credo che serva è una crescita generale di condizione, lo dicevo anche quando il Bari vinceva, che poi non si può cambiare idea e dire, sai, il Bari ha vinto, ha fatto sfogare l'avversario, è stato cinico, è stato pratico, che è giusto, però poi secondo me bisogna crescere come condizione. Quando giochi così ci sta poi perdere qualche partita, però il Bari ha questa capacità di perdere con molta difficoltà e secondo me è un pregio che potrà fare la differenza alla lunga, a patto di crescere in qualche singolo e anche in una brillantezza secondo me sul piano strettamente mentale. Il Bari è come se sia un po', è venuto un po' il braccino del tennista. Perfetto, io saluto e ringrazio il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Antonello Raimondo per essere stato con noi questo pomeriggio. Gian Antonello, grazie. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti, a voi. Ciao. A tra poco con l'ultima parte del Bianco e il Rosso TV Sport, sempre con Marco Iusco e Jessica Ramos, e ancora tante cose da mostrarvi, a tra poco. Peter Nautica, punto di riferimento da oltre 30 anni per tutti gli amanti del mare. Vendita imbarcazioni, gommoni, motori marini, sia nuovi che usati in pronta consegna. Joker Boat, Yamaha, Invictus, Capelli, Saver, Eolo. Peter Nautica, il mare come stile di vita, è a Mola di Bari. www.peternautica.com. Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Se sei alla Sigma, ti chiamano tutti per nome. Buongiorno Valeria, com'erano i pomodori ieri? Erano freschi e dolcissimi, grazie. Nei supermercati Sigma troverai solo prodotti garantiti e controllati, sempre offerti al prezzo giusto. Segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. Nuove aperture a Bari, via Melo, Conversano, via Monopoli e via San Lorenzo. Cambia le tue vecchie finestre con i nuovi fissi Oknoplast. Le pagherai solo la metà, cedendoci il tuo credito ecobonus concesso dallo Stato. Ti aspettiamo da Officine Schema.
a Bari in via Vincenzo Aulisio 25. Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i Buongustai, salumi di qualità. L'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi, capocollo riserva, stagionatura 5 mesi, salsicce come una volta. I Buongustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram. Fashion Store e abbigliamento uomo, donna e bambino. Nuove collezioni outlet per cavalcare sempre la tendenza e anticipare le mode. Marchi all'avanguardia e prezzi super competitivi. FAC Fashion Store e a Bari, Polignano, Monopoli e Rosa Marina. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. Promo finale a City Moda. Fino al 19 marzo in tutti i reparti ricevi fino al 70% più extra 30% di sconto immediato sulla collezione autunno-inverno con una spesa minima. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Tutto in una rata con T-Roc R-Line. Può essere tuo a 349 euro al mese con un anno di furto incendio, zero scoperto e 3 anni di manutenzione inclusi. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Ancora qualche minuto insieme con Marco Iusco della testata 100% Bari e la nostra Jessica Ramos. Soprattutto Marco, perché ci devi parlare di un progetto, Racconti di vite sportive, che si svolgerà all'Istituto Marco Polo. Magari Jessica ci mostra anche la locandina dell'evento, di cosa si tratta. Cristian, era un progetto, era un'idea che avevo già in testa da tanto tempo. Poi in una trasferta con Duccio Curione, che è un ex preparatore atletico del Bari, una trasferta lunga a Palermo dove si è parlato non solo di calcio ma anche di storie, di tantissimo, gli avevo esposto questa mia idea. E lui, lavorando a quella scuola, appunto l'Istituto Tecnico Linguistico e Commerciale Marco Polo, mi ha detto: Marco, ne riparliamo, insomma, come torniamo, lo propongo al dirigente scolastico, che ringrazio, Rosa Scarcia. E quindi, una volta buttato giù, presentato questo tipo di progetto, Racconti di vite sportive, si è portato avanti questo progetto. Vedrà protagonisti gli studenti del progetto PON sul giornalismo, che sono venuti anche al San Nicola con la professoressa Marina Basile. E modererò la presentazione di un libro di Franco Cirici. Ci sarà anche una lezione all'interno con un top sponsor, Ciclica Scella, ma devo ringraziare anche gli altri che mi hanno dato una grossa mano: MG, Studio Donna, Gaetano Morcavallo, Ginico Sport Lime e poi ovviamente il giornale che mi permette da 9 anni a questa parte di scrivere il quotidiano di Bari. Grazie a loro ho avuto la forza di poter mettere su questo progetto. Ci sarà anche il DJ il mese prossimo con Rino Russo e a chiudere a maggio Massimiliano Ancona. Ma soprattutto, a prescindere da questi uomini di sport che si racconteranno, i veri protagonisti saranno gli studenti perché cercheranno ovviamente loro di interagire con coloro che hanno scritto queste gesta sportive. In ogni caso si parte mercoledì prossimo, mercoledì, no? prossimo, per 3 mercoledì consecutivi. E anche l'altro sarà il mese prossimo, il 15 aprile alle 10:30, solamente uno sarà di pomeriggio e quello sarà quello di Massimiliano Ancona, sarà aperto ovviamente anche al pubblico.
Perfetto, perfetto. Soprattutto no, dare spazio agli studenti, farli interagire anche poi con gli autori di questi libri è un po' l'obiettivo, no? È la finalità di questo. Anche di perché, Cristian, ci saranno tante sorprese. Man mano cerco sempre di inventarmene qualcuna perché, ripeto, era una cosa che tenevo davvero a cuore, interagire con gli studenti perché hanno tanto entusiasmo. Poi farò nelle scuole, sì, è importante. E da là importante. È importante per essere gli uomini e le donne migliori per il presente e per il futuro. Perfetto, quindi racconti di vite sportive è il titolo di questo progetto che stai portando avanti. Intanto abbiamo anche un videomessaggio del professor Gianni Antonucci perché deve ricordare un ex calciatore biancorosso, Carlo Mupo, scomparso nei giorni scorsi. Allora vediamo il ricordo del professor Gianni Antonucci. Ci ha lasciati Carlo Mupo. È stato uno dei superstiti del grande Bari che comprendeva Magnanini in porta, Mupo, Romano, Terzino, Mediana, Mazzoni, Seghedoni, Cappa e in avanti De Roberti, Scatalano, Erba, Conti, Cicogna. Ci ha lasciati veramente con grande dispiacere perché è stato un uomo e un atleta esemplare. Era nato ad Avellino. Il 20 aprile avrebbe fatto 88 anni, il 20 aprile prossimo, e poi si era trasferito come primo giocatore al Poggio, dove incontrava la nipote del grande portiere Sarpi, la sposava e rimaneva in Puglia, tanto da essere preso con il Bari, che praticamente lo ha tenuto tesserato per 7 campionati tra A e B. Mupo dopo Bari andò a Reggio Calabria e contribuì alla promozione, alla doppia promozione della Regina. È stato un atleta esemplare, un amico sincero, aveva fatto l'università a Bari, si era laureato insieme a Nenì Di Stasio, che praticamente era un suo coetaneo e poi diventò governatore della Puglia. Mentre lo stesso Mupo diventava dirigente federale nella PGC a Roma. Lo ricordiamo tutti con affetto. E allora un grazie al professor Gianni Antonucci per il ricordo di Carlo Mupo. Torno da te Jessica se c'è un'ultimissima curiosità dal web perché tra poco ci salutiamo. Oggi compleanno di Alessandro Malamo, in tanti le hanno fatto gli auguri, soprattutto il suo best friend Giacomo Ricci, nonché compagno di squadra. Inseparabili loro. Praticamente e niente, gli facciamo anche noi tantissimi auguri per aver compiuto oggi gli anni. Augurone ad Alessandro Malamo. Cosa possiamo aggiungere invece, Marco, sul progetto Racconti di Vite Sportive? Sì, ovviamente sulla nostra pagina, su 100% Bari, potete trovare tutte le altre informazioni. Di sicuro va detto che ci sarà, almeno per questo primo evento, mi auguro anche per gli altri, la diretta streaming sulla nostra pagina, Cristian, e poi ovviamente per tutte le foto dell'evento, i momenti salienti, anche quelli potrete andare a scorrere sulla nostra pagina. Tornando per un attimo invece al nostro Bari, Marco, prima parlavamo di Antonello, no, l'obiettivo deve essere comunque quello di provarci sino in fondo, che poi sia promozione diretta, miglior piazzamento playoff, bisogna essere lì, sul pezzo. Io credo sì, io credo che il Bari in queste 8 partite, 24 punti a disposizione, deve cercare di vincere il più possibile e poi i calcoli si faranno alla fine. Terzo, quarto posto cambia poco, ovviamente il terzo posto ti consentirebbe poi di giocare la finale in casa, però fino a che c'è speranza per poter ambire al secondo posto che dista soltanto 6 punti e abbiamo uno scontro diretto in trasferta in un clima infuocato l'ultima che si prospetta della squadra. Il Bari deve poter ambire a questo. La classifica provvisoria dicono su Tirol che sta facendo qualcosa di incredibile, 25 punti, però il Bari è lì e deve crederci, deve provarci perché lo merita la piazza di Bari e anche questa società che ha investito e ci ha riportato dalla D alla B. Dobbiamo continuare a spingere perché comunque questa squadra lo merita per quello che sta facendo. Jessica? Chi l'avrebbe mai detto? Io non avrei mai detto che di trovarmi con il Bari tra i
primi cinque. Tra i primi, dai, dai, mai detto. Dobbiamo spingere nonostante poi questo incidente di percorso con la Ternana. Ti stai preparando per le finali di A Tutto Campo? Sì, 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 mancano ancora altri quattro giocatori, poi ci sarà un cambiamento nella registrazione, però giusto per trovare, per fare le semifinali e le finali, per capire qual è la coppia più coesa, più affine. Quindi niente, giovedì se dovessi sarà... puntare su una coppia, secondo te qual è la coppia io più credo... affine, almeno da quello che hai potuto vedere nelle tue prime interviste? Da quello che ho potuto vedere, io credo che Valerio Di Cesare e Mirko Antenucci sono i più, quelli che si conoscono di più, anche perché comunque giocano, hanno condiviso altre anni. Esperienze e soprattutto, quindi... no Marco, ce li teniamo stretti i due, tra virgolette, vecchietti terribili. Io metto l'hashtag rinnovati il contratto ad Antenucci. va bene, Di Cesare lo ha già fatto. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Marco Iusco della testata 100% Bari, grazie Marco. Grazie a te. E un grazie anche alla nostra Jessica Ramos, ciao Jessica. Ciao, grazie a voi. A domani invece con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.